Diciamo che questo intervento sarà incentrato sulla simmetria, sulle simmetrie, esatto, e anche su alcuni punti non compresi della fisica delle particelle, che sono, diciamo, i grandi interrogativi sui quali sia gli esperimenti che i fisici teorici stanno lavorando oggi. Allora, la simmetria, ho riportato qui la definizione della simmetria dell'enciclopedia Treccani, ma evoca in tutti noi qualcosa che ha riferimento all'armonia fra le parti, che siano di un essere vivente o di un monumento, e in qualche maniera è associata anche all'idea della bellezza, proprio dovuta al fatto che, diciamo, un corpo, un oggetto sono armonici. E questo è un esempio, il Taj Mahal indiano, e credo che tutti capiscono di cosa si tratta. In realtà ha a che fare anche con la fisica, e infatti questo è un estratto dal libro di Tony Zee, dove lui dice che Einstein pensava che la buona fisica corrispondesse anche a delle equazioni belle esteticamente, e che se le equazioni non fossero belle probabilmente non potevano neanche descrivere la realtà fisica, in qualche maniera che c'era una corrispondenza. Poi la verità sarebbe stata trovata nelle equazioni. Parlerò di simmetria, ma anche di asimmetria, in quanto a volte la simmetria, se troppo perfetta, può essere gelida. E come esempio riporto, questa è la cattedrale di Chartres, e le due torri sono state realizzate in periodi differenti, quindi ovviamente la facciata non è simmetrica, nonostante questo è un bellissimo edificio. E vedremo che anche nel mondo della fisica abbiamo la simmetria, abbiamo una grossa componente di simmetria, ma a volte la simmetria è rotta, c'è qualche elemento che la cambia. In fisica e in matematica le simmetrie hanno un significato che si può precisare. Qui farò alcuni esempi. Il primo è quello delle simmetrie discrete. Nell'immagine della farfalla che ho riportato, se voi scambiate la destra con la sinistra, l'immagine va in se stessa. Quindi la simmetria è un'operazione che voi svolgete su un certo sistema, e il sistema è invariante rispetto a questa operazione. Naturalmente il tipo di simmetria dipende dall'oggetto, dal sistema a cui applicate questa trasformazione. Quindi se prendete un triangolo equilatero, la simmetria per una rotazione discreta di 0, 120 o 240 gradi, se prendete un quadrato è una rotazione di 90 gradi, e via discorrendo. Ci sono ovviamente delle simmetrie continue rispetto a quelle discrete, vuol dire che dipendono da uno o più parametri che potete variare con continuità. Quindi, ad esempio, pigliate un cilindro, potete ruotare intorno all'asse del cilindro, questa è una simmetria appunto cilindrica. Se prendete una sfera, potete scegliere come volete l'asse di rotazione, e ovviamente questa è un'ulteriore simmetria diversa da quella cilindrica. Ovviamente il numero di simmetrie che potete immaginare è sterminato. Un teorema fondamentale della fisica è il teorema dovuto a Emmy Noether, che ebbe difficoltà nella sua epoca a farsi fare professore ordinario, perché era una donna, e questo teorema fondamentale dice che se voi avete una simmetria continua, associata a questa simmetria continua ci sono delle quantità che sono invarianti, cioè sono conservate, cioè sono uguali all'evolvere del vostro sistema fisico. Ad esempio, la simmetria per traslazioni corrisponde alla conservazione della quantità di moto, se la simmetria per rotazione alla conservazione del momento angolare, se il vostro sistema è invariante per traslazione temporale, si conserva l'energia. Per quanto ne sappiamo, il principio di conservazione di energia è un principio di simmetria esatto, e quindi se questo è vero, l'energia dell'universo attuale è esattamente la stessa dell'inizio dell'universo. Voi potete immaginare situazioni, sistemi nei quali l'energia per un sistema chiuso non è conservata. Oltre alle simmetrie che sono associate a trasformazioni spazio-temporali, tuttavia,
i fisici hanno scoperto che il mondo è regolato anche da simmetrie che sono associate a gradi di libertà non spazio-temporali, detti interni, che vengono classificati sulla base di gruppi di matematica. Allora, per fare un esempio, immaginate di avere tutte queste questi oggetti che avete messo per terra, e voi potete ovviamente prendere questi insieme di brocche e ruotarle tutte dello stesso angolo. Naturalmente il sistema è invariante per questa trasformazione, nessuno si accorge se avete ruotato o meno le vostre brocche. Questa simmetria, se l'angolo di rotazione è lo stesso per tutte le brocche, si chiama globale, proprio perché voi lo fate nella maniera identica in tutto lo spazio-tempo. Tuttavia questo sistema può possedere una simmetria più larga, che è quella che consiste nel ruotare ciascuna delle brocche di un angolo diverso rispetto alle altre. Questa simmetria si chiama locale, perché voi avete la possibilità da un punto all'altro dello spazio di fare una rotazione diversa. E queste simmetrie, locali, sono fondamentali nella fisica moderna. E la più semplice è quella, che genera una delle interazioni che noi conosciamo da più lungo tempo, è una simmetria il cui gruppo di simmetria si chiama 1, ma non è importante la definizione matematica, e a questa simmetria è associato il fatto che esistono i fotoni, ovvero sia che la forza che si esercita fra due particelle cariche ha in realtà un trasmettitore di questa forza che viaggia nello spazio-tempo e porta impulso e energia da un punto all'altro dello spazio. E siccome il teorema di Noether ci dice che associato a questa simmetria ci deve essere una quantità conservata, nel caso dell'elettromagnetismo questa è la carica elettrica. Quindi le cariche elettriche dell'universo, se questa simmetria è veramente esatta, sono esattamente le stesse che avevamo all'inizio dell'universo. Il numero di cariche elettriche non può cambiare. Quindi nel modello standard del Big Bang, in cui il nostro universo inizialmente era sostanzialmente solo radiazione, non c'era carica elettrica, e quindi la carica elettrica attuale dell'universo deve possedere tante cariche positive quante cariche negative. Questo esempio, che è molto familiare, in realtà è generale. Noi sappiamo che tutte le forze, quasi tutte le forze che conosciamo, derivano da un principio di simmetria. Infatti, uno sono le forze elettromagnetiche, il cosiddetto modello standard delle interazioni elettrodeboli è un gruppo di simmetria leggermente più complicato, le interazioni forti sono anche una conseguenza di una simmetria che noi chiamiamo colore, e le forze gravitazionali sono un'invarianza, in realtà, molto generalissima, che è l'invarianza per riparametrizzazione delle coordinate spazio-temporali. Quindi tutte le forze che conosciamo, tranne una di cui parlerò fra breve, derivano da un principio di simmetria. E associate a queste c'è l'equivalente del fotone. Quindi per le interazioni elettrodeboli abbiamo il fotone, ma anche i tre bosoni vettoriali scoperti da Carlo Rubbia. Per il colore abbiamo quelli che noi chiamiamo i gluoni, dal nome inglese colloni, e associati alla gravità abbiamo il gravitone. Tuttavia, mentre abbiamo una prova sperimentale che il fotone esiste, nel senso ci sono dei fotoni che arrivano e fanno qualcosa, abbiamo scoperto le onde gravitazionali, ma il gravitone, e probabilmente per molto tempo sarà molto difficile rivelarlo sperimentalmente, al momento è un'ipotesi teorica, ma non è stato rilevato. Tornando alle simmetrie discrete, quelle che ci porteranno a porci interrogativi su l'antimateria sono due fondamentali. Una è la parità, cioè voi prendete un sistema fisico e lo guardate nello specchio. Allora, nella fisica classica l'operazione di parità è una simmetria esatta. Sarebbe a dire che le leggi che governano il moto, ad esempio, della Terra intorno al Sole sono esattamente le stesse se voi guardasse il sistema ruotare nello specchio. In fisica meccanica quantistica e nella fisica microscopica, in realtà, questa simmetria è rotta dalle interazioni deboli. L'altra simmetria importantissima è la cosiddetta coniugazione di carica. Nella fisica moderna si è scoperto, ne parlerò
più diffusamente in un minuto, che accanto alle particelle esistono le antiparticelle, ovvero le particelle di antimateria, che non è argomento di film di fantascienza, ma è una realtà fisica vera, diciamo, provata sia sperimentalmente che teoricamente. Quindi, come avete l'elettrone, avete l'antimateria dell'elettrone, che si chiama positrone, che ha esattamente la stessa massa, lo stesso momento angolare intrinseco, ma la carica elettrica opposta. Per convenzione l'elettrone ha carica elettrica negativa e quindi il positrone ha carica elettrica positiva. Così accanto al protone esiste l'antiprotone, non c'è un nome specifico per l'antiprotone, che ha esattamente la stessa massa, lo stesso momento angolare intrinseco, ma la carica negativa. Voi potete fare anche atomi di idrogeno fatti completamente di antimateria. È tecnicamente complicatissimo, ci sono voluti anni e anni, ma al CERN di Ginevra hanno realizzato degli atomi neutri, quindi dal punto di vista della carica elettrica neutri, di antimateria, e ne hanno anche studiato le proprietà sotto attrazione gravitazionale, perché vedete, l'idea poteva essere che l'attrazione gravitazionale dell'antimateria non fosse esattamente la stessa di quella dell'antimateria, invece sembrerebbe perfettamente compatibile. Allora, l'antimateria è stata prevista teoricamente prima di scoprirla sperimentalmente da Dirac. Dirac cercava in realtà un'altra cosa, cercava di scrivere un'equazione relativistica degli elettroni. E questa equazione relativistica, l'equazione di Dirac, prevedeva però l'esistenza di particelle di carica opposta. Naturalmente la prima tentazione, all'epoca l'antimateria non era stata scoperta sperimentalmente, è che le particelle di carica positiva fossero i protoni. E in realtà questo non era possibile, questo fu compreso immediatamente, perché le particelle di antimateria, soluzione dell'equazione di Dirac, dovevano avere la stessa massa degli elettroni e invece il protone pesa 1800 volte di più. E il positrone, che è la vera particella di antimateria dell'elettrone, fu poi scoperto 4 anni dopo da Anderson con una camera a nebbia. E la legge, diciamo, l'equazione di Dirac e le equazioni dell'elettromagnetismo sono perfettamente speculari, quindi diciamo è semplicemente una questione di convenzione di cosa voi chiamate materia antimateria, ma le leggi sono assolutamente le stesse e potete fare uno scambio. Quindi come si fa la materia e l'antimateria a partire dalla radiazione? Beh, qui ho disegnato quello che si chiama un diagramma di Feynman, vedete due fotoni che riescono a materializzarsi se l'energia è sufficiente in una coppia elettrone-positrone, ma potrebbero anche fabbricare una coppia protone-antiprotone o neutrone-antineutrone. Quindi nell'evoluzione dell'universo la materia può essere, l'antimateria possono essere create semplicemente da questo tipo di processi. Se le leggi della natura sono veramente simmetriche, però ovviamente ogni volta che voi create un elettrone dovete creare un positrone e quindi la quantità di materia e di antimateria dell'universo dovrebbe essere esattamente la stessa. Ora, il problema è che, scusate, torno indietro, è che in realtà nel mondo in cui noi viviamo, sulla Terra, la quantità di antimateria è sostanzialmente trascurabile. C'è una certa quantità di antimateria che viene prodotta sostanzialmente dai raggi cosmici che arrivano, o una parte piccolissima arriva dai raggi cosmici, ma veramente una quantità estremamente piccola, e noi la possiamo fabbricare nei nostri laboratori. Però questo, ho preso una stima fatta dal CERN, ma mi torna abbastanza, è che tutta l'antimateria fabbricata artificialmente al CERN negli ultimi 10 anni probabilmente è dell'ordine di 1 miliardesimo di grammo. Quindi questo vi dà l'idea di quanta antimateria possiamo fabbricare. Non vi dico quant'è il costo per fabbricare questa antimateria, ma è molto elevato. Allora uno potrebbe dire, però vabbè, siamo sulla Terra, magari l'antimateria sta nel sistema solare. Ma il fatto che Armstrong sia riuscito a fare il secondo passo sulla Luna significa che non c'è antimateria sulla Luna, almeno alle distanze, diciamo, planetarie, perché sarebbe esploso. E sarebbe esploso perché, come due raggi di, diciamo, due fotoni possono fondersi a fare la materia e l'antimateria, così la materia e l'antimateria, quando si incontrano, si fondono e fanno radiazione sostanzialmente. E naturalmente la fanno secondo l'equazione di Einstein.
Quindi basta pochissima materia e antimateria che si incontra insieme per fare una quantità sterminata di energia. Spero di aver fatto questo conto giusto, ma con circa 3 kg di materia e antimateria fareste tutta l'energia consumata in Italia da tutti in un mese, equivale a un certo numero di milioni di tonnellate di petrolio. Quindi perché sappiamo che non c'è l'antimateria intorno a noi? Non solo su distanze planetarie, ma addirittura a livello di distanze fra galassie, eccetera. Lo sappiamo perché se ci fosse antimateria osserveremo in continuazione delle esplosioni, perché la materia e l'antimateria si incontrerebbero e farebbero una quantità di energia strepitosa che non si osserva. In particolare le misure cosmologiche mostrano che probabilmente il rapporto fra materia, fra antimateria e materia è dell'ordine di 10 alla meno 10, quindi una quantità veramente trascurabile. Ma se le leggi della natura sono simmetriche fra materia e antimateria e se l'universo è nato dal Big Bang, quindi su pura radiazione, la domanda è dove è andata a finire l'antimateria? Perché non la troviamo intorno a noi? E quindi questo è il grosso interrogativo. Allora, naturalmente uno potrebbe immaginare che l'evoluzione dell'universo ha comportato una separazione spazio-temporale fra la materia e l'antimateria, ma nessuno è riuscito a scrivere nessun modello plausibile che torni con le osservazioni, le migliaia di osservazioni sperimentali che noi facciamo quotidianamente sull'evoluzione dell'universo, sulla quantità di materia, sulla struttura delle galassie, eccetera. Nessuno è riuscito a fare un modello che sia compatibile con questa separazione spaziale in cui l'antimateria chissà dove è finita, magari in una regione separata casualmente da noi. Quindi il problema rimane aperto. Molti anni fa Sakharov, che è più conosciuto per le sue battaglie per i diritti dei cittadini nell'Unione Sovietica, in realtà scrisse un lavoro fondamentale dove spiegava quali erano le condizioni per provocare una asimmetria fra materia e antimateria nell'universo. E queste condizioni sono, prima di tutto, la violazione del numero barionico, che è la simmetria che scambia sostanzialmente protoni, antiprotoni o neutroni, neutroni, che sono barioni. È chiaro che se quella è una simmetria non si potrà mai provocare una quantità conservata, il numero barionico era zero all'inizio dell'universo, rimarrà zero per sempre. Poi ci deve essere una violazione della simmetria di carica, di nuovo, perché se la carica totale deve rimanere zero non si può mai creare una simmetria fra protoni e antiprotoni che hanno carica opposta. Ero zero all'inizio dell'universo, deve rimanere zero. C'è una legge leggermente più complicata, che è la combinazione della coniugazione di carica e della parità. Diciamo, questo perché ci deve essere una simmetria fra quark che ruotano con lo spin verso destra e antiquark verso sinistra, ma insomma è sostanzialmente un approfondimento della coniugazione di carica. E l'ultima condizione è che non bastano queste condizioni generali, ci deve essere una condizione contingente, cioè l'evoluzione dell'universo deve aver avuto un momento di disequilibrio termico. È chiaro, l'universo non è in equilibrio termico perché le espansioni eccetera, ma a lunghi tempi durante i quali voi potete usare la termodinamica. Tuttavia ci deve essere stato un momento in cui la variazione delle condizioni diverse è stata più rapida delle reazioni fondamentali e questo, diciamo, sbilanciamento può aver creato più materia che antimateria. Se non è successo questo, il riequilibrio termico, immediatamente, se c'è un disequilibrio fra materia e antimateria, lo fa scomparire, semplicemente perché devono obbedire alla distribuzione di Boltzmann, che è uguale per materia e antimateria. Allora, dove noi cerchiamo di trovare diciamo la simmetria di coniugazione di carica e di CP? Beh, il modo in cui lo cerchiamo è nella fisica del sapore, nel modello standard delle particelle. Questa è una rappresentazione di quello che conosciamo per ora del modello standard. In rosa ci sono i quark, che appaiono in tre famiglie, e i leptoni, che appaiono anche in tre famiglie, e noi normalmente questi lo chiamiamo sapore. In realtà è una traduzione un po' naive dall'inglese, chiamerei più gusto, come il gelato che potete prendere, la nocciola, il cioccolato, eccetera.
Poi ci sono le forze fondamentali di cui abbiamo già parlato, e poi c'è l'X che è l'ultimo arrivato, l'ultimo scoperto. Notate che l'X è l'unico che interagisce con una forza che non dipende dal principio di simmetria. Quindi quando io ho detto tutte le forze che conosciamo dipendono dal principio di simmetria, l'X è speciale da questo punto di vista, e quindi non solo è il solo scalare fondamentale che fino adesso abbiamo, se è fondamentale, che abbiamo trovato, ma anche un'interazione che è un po' stramba rispetto ai principi generali che ci aspettiamo. E la fisica del sapore è l'interazione sostanzialmente o fra i vari quark o fra i vari leptoni che sono i neutrini, elettrone, mu, eccetera. Allora, il modello standard, tornando all'estetica delle equazioni, lo potete scrivere su una tazza, da tè, mango, vedete? Entra tutto, è fatto di due linee. La prima linea sono queste interazioni di gauge di cui abbiamo parlato, e questa parte, per motivi di ermitianità della lagrangiana e di simmetrie del modello, non può violare CP, quindi non potrebbe mai generare la simmetria fra materia e antimateria. È solo quando voi accendete l'interazione con X nel modello standard che si può creare questa violazione di CP, ed è quella, diciamo, che noi pensiamo sia all'origine della violazione di CP che osserviamo nel mondo, o una parte di essa. Il modello standard ha una caratteristica particolare, quella che si chiamano le simmetrie accidentali. Allora, le simmetrie normali sono quelle che voi dite: beh, ho fatto delle misure delle interazioni, delle particelle, eccetera, e ho trovato che ci sono delle simmetrie e scrivo un modello che rispetta queste simmetrie. Quando voi avete scritto questo modello e rispettate un certo numero di regole di costruzione, capite che il modello ha molta più simmetria di quella che voi avete richiesto. E queste si chiamano le simmetrie accidentali, perché non le avete richieste, le trovate gratis, eccetera. Ecco, il modello standard ha molte simmetrie accidentali, e queste sono fondamentali per trovare la nuova fisica, perché qualunque violazione di queste simmetrie vuol dire che c'è qualcosa oltre il modello standard che provoca queste cose. Quindi sostanzialmente queste simmetrie vieterebbero certe reazioni. Basta una sola reazione che le soddisfa, e questa è la scoperta di nuova fisica. Ci sono poi delle reazioni che non sono completamente vietate, e però sono molto soppresse, anche quelle sono un buon modo per vedere la nuova fisica. E una di queste sono quelle che vengono chiamate le flavor changing neutral current, cioè sono correnti in cui cambia il sapore del quark, ma tra quark che hanno la stessa carica elettrica. Queste sono assenti a livello fondamentale nel modello standard, possono nascere attraverso correzioni perturbative agli ordini più alti, ma quindi sono soppresse, e quindi ci aspettiamo che, se trovate grossi effetti in questo settore, è dovuto alla fisica oltre il modello standard. Fatemi fare solo qualche esempio. Nel modello standard il protone è stabile. Noi pensiamo sempre che il protone è stabile, in realtà non c'è scritto da nessuna parte. Il protone potrebbe decadere, disintegrarsi, purché i tempi di disintegrazione siano abbastanza lunghi, e ci sono teorie che lo prevedono. Se voi trovate anche un solo protone che decade, avete fatto una scoperta fondamentale. E ci sono delle transizioni che non sono veramente vietate. Per esempio, un muone che si trasforma in un elettrone più un fotone è permesso dalla conservazione della carica elettrica, dell'energia, da tutto, ma nel modello standard, se i neutrini fossero a massa zero, è proprio vietato. Già non capiamo la massa dei neutrini, che probabilmente viene oltre il modello standard, ma a livello, diciamo, di probabilità relativa, la probabilità relativa è 10 alla meno 52, quindi è misurabile, perché non c'è nessuna transizione diretta. Se voi trovate anche un solo evento, infatti c'è un esperimento a Zurigo che cerca di misurarlo, che si chiama MEG, avete fatto una scoperta fondamentale. E così ci sono altre analoghe transizioni, che sono, per esempio, transizione fra due quark con produzione di neutrini, o coppie di leptoni o fotoni, e queste sono soppresse, non vietate nel modello standard, e quindi sono un buon posto dove andare a cercare la nuova fisica. Perché la nuova fisica? Perché vedremo fra un secondo che la fisica del modello standard ha la violazione di CP, ma non ne ha abbastanza per spiegare la sparizione della materia, dell'antimateria. Allora, siccome il tempo corre, ma penso che qualche minuto in più ce l'ho, allora
la violazione CP si studia attraverso gli accoppiamenti dei quark che provocano le disintegrazioni deboli, e la più famosa è la disintegrazione del neutrone in un protone più elettrone antineutrino, o la sua corrispondente nucleare, che è il cobalto, che si trasforma in nickel con l'emissione dei famosi raggi beta, insomma, della storica memoria. E questi accoppiamenti sono regolati da una matrice che si chiama la matrice di Gabibbo-Kobayashi-Maskawa, e a seconda della transizione qui c'è un up, un down che diventa un up, e l'elemento di matrice si chiama VD, per ricordarsi che fa la transizione tra questi due quark. Siccome di quark ce ne abbiamo divisi in tre famiglie, in totale questa è una matrice 3x3 ed è una matrice unitaria, e si può dimostrare che dipende da tre angoli di Olero e una fase. Quindi nel modello standard con tre famiglie tutta la violazione di CP è in questa fase. Il modello non ci dice quanto vale la fase, potrebbe essere zero, ma questo unico angolo determina tutte le proprietà di violazione di CP che possiamo misurare. Allora, l'osservazione sperimentale, di cui non conosciamo l'origine, è che questa matrice è vicina all'identità e devia dall'identità di pochissimo. È come se fosse un'espansione intorno a 1. Allora, Wolfenstein ipotizzò che infatti il parametro che regola la distanza dall'unità è proprio l'angolo di Gabibbo, e ha riscritto questa matrice in termini di questa espansione. Lambda è sostanzialmente l'angolo di Gabibbo, il seno è l'angolo di Gabibbo, ma per piccoli angoli non fa differenza, e questa è questa matrice degli accoppiamenti dei quark in questo linguaggio. Lo devo usare perché tutti gli esperimenti moderni fanno riferimento non agli angoli V, B, V, ma a questi due parametri ρ e eta. Eta è il parametro che regola la violazione di CP e ρ è un parametro piccolo. Allora, l'ultima cosa, prima di farvi vedere i dati sperimentali, è il cosiddetto triangolo di unitarietà. Se voi avete una matrice unitaria, il prodotto scalare di due righe o di due colonne deve essere zero. E questo definisce la somma di tre numeri complessi. Tre numeri complessi sono dei vettori in un piano, quindi la somma di tre vettori è un triangolo, che si deve chiudere in se stesso. Si può dimostrare, non ho il tempo di farlo, ma è banale, che c'è violazione di CP se l'area del triangolo è diversa da zero, e tutti i triangoli che potete costruire sono collegati perché c'è un'unica fase che definisce la violazione di CP nel modello standard. Quindi lo studio che si fa è quello di questo triangolo unitario, con tanti esperimenti. L'ultima cosa, perché questo interessa l'ultima cosa che parlerò sulla materia oscura, in realtà c'è un'altra sorgente di violazione di CP nel modello standard che è legata alle interazioni forti, ed è uno dei misteri che noi abbiamo di fronte a noi. Voi potete scrivere un termine in più nella lagrangiana delle interazioni forti che viola CP. Ma l'accoppiamento di questo termine in più, che è permesso da tutte le simmetrie, in realtà deve essere minore di 10 alla meno 10. Allora, io quando faccio lezione dico sempre ai studenti che in fisica esistono solo due numeri, 0 e 1. 0 se c'è una simmetria che è da 0. Per esempio, la massa del fotone deve essere 0 perché c'è l'invarianza di gauge dell'elettromagnetismo. 1 perché tutte le interazioni danno più o meno lo stesso ordine di grandezza, cioè l'energia di legame di un nucleone in un nucleo è quasi indipendente dal nucleo, poi, cioè non è che può variare i tre ordini di grandezza. Quindi questo numero o è 1 o è 0, siccome è così piccolo l'idea è che sia 0, ma altrimenti dovrebbe essere 1, ma questo darebbe un effetto enorme sul momento di dipolo elettrico del neutrone che non viene osservato. Ci sono tante soluzioni. Questo è un problema fondamentale della fisica particolare insoluto, uno delle quali è l'assione, che è quando andi al supermercato, paghi uno e prendi due, cioè risolverebbe nello stesso momento questo problema della violazione di CP dovuta alle interazioni deboli, ed è un candidato per la materia oscura, e quindi risolverebbe anche il problema della materia oscura. Adesso andiamo ai dati sperimentali. Permettetemi solo di mostrarvi questa trasparenza pedagogica, nel senso, questo è il piano ρ eta di cui ho parlato prima, i due parametri della matrice di Gabibbo-Kobayashi-Maskawa. Ci sono varie misure
che permettono di determinare una curva in questo piano. Se il modello standard è vero, tutte queste curve si devono incontrare in un solo punto. Se il modello standard no, perché c'è una deviazione, perché c'è una quarta famiglia, perché c'è un'altra sorgente di CP, non si incontreranno. Naturalmente, siccome ci sono degli errori sperimentali, non sono curve, sono bande, ma tutte le bande dovrebbero sovrapporsi nella stessa zona. Questa è pedagogica e questa è, diciamo, questo è il risultato dei rendiconti che stiamo preparando in onore di Gabibbo. È un'analisi recentissima che mostra che in tutta questa regione che a priori è permessa, soltanto una piccolissima regione qui sopravvive ai dati sperimentali. Quindi il modello standard è sostanzialmente in grado di spiegare tutta la violazione del CP che è stata osservata dal 1964 fino adesso. C'è molto poco spazio per ulteriori violazioni del CP. Per farvi vedere il progresso negli anni, questa è stata la prima analisi che fu fatta nell'88 e sulla stessa scala, questa è nel 16, ma oggi non è molto diverso, la regione permessa qua. Perché questo è importante? Perché siccome la violazione del CP del modello standard è 10 ordini di grandezza, troppo debole per spiegare la scomparsa dell'antimateria. Quindi questo significa che ci manca una violazione del CP che viene dalla fisica oltre il modello standard e si dovrebbe manifestare nell'analisi di questo triangolo come, diciamo, come deviazione dal modello standard. E questa non si osserva. Quindi in questo momento noi non siamo in grado di capire quali sono i meccanismi di violazione del CP che potrebbero manifestarsi a energie molto più grandi e che in questo momento non vediamo. Per esempio, fra i vari meccanismi proposti c'è l'idea che c'è una grossa violazione del CP nel settore dei leptoni, quindi elettroni, mu, neutrini, eccetera, ma siccome i neutrini noi non li osserviamo, i neutrini cosmici è molto difficile osservarli, non riusciamo a vedere e a misurare questo. Forse nel futuro, misurando i mescolamenti di neutrini, si riuscirà ad aprire questa finestra che è ancora chiusa. Fatemi finire con l'antimateria, e quindi un ulteriore mistero, perché non solo non sappiamo dove andare a finire l'antimateria, ma in realtà il nostro universo è riempito di altra materia, che noi abbiamo chiamato materia oscura, semplicemente per coprire la nostra ignoranza, c'è anche l'energia oscura, e di cui sappiamo molto poco. Allora, che cos'è la materia oscura? Beh, questo non lo sappiamo, ma diciamo che l'universo è pervaso da qualcosa, che noi chiamiamo materia oscura, che certamente è sottoposta all'interazione gravitazionale, perché ne misuriamo gli effetti gravitazionali, ma non soggiace a nessuna delle altre interazioni, quindi non è soggetta né all'interazione elettromagnetica in particolare, perché altrimenti reagirebbe con la luce e quindi ne vedremmo l'immagine o nel visibile o nell'infrarosso o negli ultravioletti. Per il momento possiamo dire cosa non è la materia oscura. Sicuramente non sono le stelle, non è il gas intergalattico, non sono i raggi cosmici, potrebbero essere i pianeti, ma più dati sperimentali si accumulano e più questa soluzione sembra improbabile. Allora, come facciamo a sapere che c'è la materia oscura? Diciamo, facciamo questo esempio. Se voi osservate la velocità di una galassia in un cluster di galassie, vi aspettereste che mano a mano che vi allontanate dal centro del cluster, la velocità della galassia di rotazione intorno al cluster diminuisce. E questo è semplicemente l'effetto della gravitazione di Newton, così come anche una stella che gira intorno a una galassia. Invece quello che osservate è che la velocità è sostanzialmente costante. E questo, diciamo, vuol dire che nel mezzo, dove voi non vedete niente, in realtà c'è una grossa quantità di massa e oltretutto è molto estesa, che permette a questa velocità di mantenersi costante. Ci sono altre prove indirette, per esempio le simulazioni numeriche di diffusione di due galassie fra di loro, o le risonanze acustiche dell'universo nei primi istanti, che possiamo ricostruire attraverso la radiazione di fondo cosmica. E poi c'è il lensing gravitazionale, descriverò soltanto una trasparenza per descrivere questo. Immaginate di avere una sorgente di luce
che emette luce in tutte le direzioni e un osservatore. Allora la luce che va in questa direzione, se in mezzo c'è una grande quantità di massa, viene deflessa per effetti della gravità. E quindi voi l'immagine che vedete in realtà è un'aberrazione, vedete l'immagine spostata. Ovviamente, siccome questa emette in tutte le direzioni, potete avere addirittura uno sdoppiamento dell'immagine. E quindi questo è un modo di misurare la massa che c'è fra la sorgente di luce e noi. E questa è una foto, e quindi si vede che c'è una grande quantità di massa fra noi e certe sorgenti lontane che non vediamo e quindi interpretiamo come materia oscura. Allora uno potrebbe dire, ma la materia oscura potrebbero essere i neutrini o qualche altra cosa? In realtà no. Noi sappiamo che le particelle cariche sicuramente non lo possono essere per motivi ovvi, ma anche i neutrini in realtà, che una volta che abbiano una massa potrebbero a priori in generale essere la materia oscura, in realtà non lo sono, perché creerebbero delle strutture, diciamo, nell'universo che non corrispondono alle osservazioni sperimentali. Quindi cos'è la materia oscura? Beh, appunto, ci sono moltissime proposte sul mercato che si dividono sostanzialmente in due classi: o sono particelle con una massa dell'ordine del TeV e che hanno interazioni tipo interazioni deboli, quindi diciamo piuttosto soppresse, o sono particelle leggerissime come l'assione, che era appunto questa ipotetica particella che spiegherebbe la violazione di CP nelle interazioni forti, che sono molto leggere, quindi dell'ordine del microelettronvolt o millielettronvolt, e con interazioni debolissimissime. E tra l'altro, per esempio, se l'assione esiste, darebbe anche un contributo all'evoluzione stellare, quindi ci sono delle ipotesi per fare delle misure, dei limiti anche sulle masse dell'assione. Naturalmente, all'epoca in cui la supersimmetria era molto di voga, la supersimmetria per vari motivi prevedeva proprio l'esistenza di particelle con massa dell'ordine del TeV e interazioni dell'ordine delle interazioni deboli, tutti pensavano scopriremo sia le particelle supersimmetriche sia i neutralini che sono esse associate, e quindi troveremo anche la spiegazione della materia oscura. In realtà queste non le abbiamo scoperte a LHC, forse sono dietro l'angolo, dovremmo aspettare i futuri esperimenti. Ci sono anche le particelle di Galuzza-Klein che hanno sostanzialmente caratteristiche analoghe, e quindi questo è un problema ancora aperto. Quindi, se volete, siamo a caccia della materia oscura, e queste sono le ultime due trasparenze. Si possono fare in vari modi, o per i loro effetti nel cielo, quindi dalle osservazioni dei raggi cosmici, o perché arrivano sulla Terra e fanno una diffusione con il rivelatore che noi mettiamo sulla Terra, oppure perché le possiamo produrre al collider come le particelle supersimmetriche. Ovviamente ci sono esperimenti di tutti i tipi che le stanno cercando, e sfortunatamente non le abbiamo ancora trovate. Non le abbiamo trovate, ma noi sappiamo una cosa, che la materia oscura è quasi tutta la materia dell'universo. Anzi, se facciamo una torta dove mettiamo l'energia dell'universo, ci accorgiamo che solo il 25%, quindi solo un quarto dell'energia dell'universo è materia, e di questo quarto, quindi di questo 25%, la materia di cui siamo fatti noi, quindi i protoni, i neutroni sostanzialmente, eccetera, e anche la radiazione che conosciamo, non occupa più del 5%. Quindi il 95% dell'energia dell'universo, dopo 5 secoli da Galileo, non sappiamo di che cosa è fatta. E questo è il mistero con cui vi ringrazio per l'attenzione. Allora Guido, ti ringrazio per questa bella e chiara conferenza, anche su temi oscuri, e vorrei sapere se ci sono domande. Scusami, te ne faccio una io. Quello tu dicevi che le particelle supersimmetriche potrebbero stare dietro l'angolo. Sì.
Beh, diciamo, la teoria, la supersimmetria è una teoria bella in sé, potrebbe anche non essere realizzata in natura. Le applicazioni con cui si pensa di risolvere alcuni problemi fondamentali prevedevano delle particelle supersimmetriche dell'ordine di un TeV. Vedete, se la massa fosse 5 TeV o 10 TeV non l'avremmo ancora trovata, ma la potremmo trovare o con il prossimo acceleratore a alta luminosità o facendo crescere lievemente l'energia. Naturalmente al momento siamo a 13 TeV, l'energia del centro di massa dei protoni. Se si farà la nuova macchina FCC, che è prevista però in epoche, diciamo, circa 40 anni da oggi, per avere un'idea, e che sarà lunga 100 km, noi non ci saremo a osservarla, ma magari loro scopriranno le particelle supersimmetriche. O i Kaluza-Klein, perché ci sono variazioni sul tema, che sono particelle che esistono perché ci sono extra dimensioni, e queste particelle, diciamo, sono pesanti perché hanno delle sono eccitazioni in queste altre dimensioni compattificate, ma l'ordine di grandezza è, diciamo, che tutte le spiegazioni che per alcuni problemi fondamentali del modello standard tutte prevedono nuovi gradi di libertà intorno al TeV, dove intorno al TeV vuol dire da 1 a 20 TeV, diciamo. Quindi un TeV era la speranza ottimistica, quella che la troveremo, possiamo trovarla tra breve. Tra l'altro, queste analisi, non ho avuto il tempo di farlo, del sapore, mettono anche dei limiti molto stringenti alla massa di queste particelle, perché se sono troppo vicine inducono flavor change in neutral current, queste correnti di conformazione, che sono molto grosse e le avremo osservate, che invece non osserviamo. Quindi questo spinge ovviamente la scala della nuova fisica molto più in alto, almeno a 5 TeV. Vabbè, no, il concetto mio di dietro l'angolo era qualche mese, non 40 anni. No, diciamo, beh, nessuno può escludere che quando riaccendono LHC certo, alta luminosità non le trovino, perché poi sai, sono molto sfuggenti, ma insomma con la statistica forse si possono raffinare anche le analisi. Va bene, ecco, Lucio. Grazie Guido, sono riuscito a capire qualcosa pur essendo chimico. E una cosa ti volevo chiedere proprio la parte finale che hai detto, il 95% dell'energia dell'universo, come la possiamo sfruttare? Si può sfruttare in qualche modo? Prima di tutto dovremmo... Guarda, c'è, se vuoi, il mistero più misterioso è questa materia oscura, l'energia oscura è una cosa ancora più ignota, ma diciamo la materia oscura è dappertutto, è nel sistema solare, è nella nostra galassia. Quindi dovrebbe arrivare in continuazione sulla Terra. E non si può sfruttare. Allora, perché i nostri rivelatori non la vedono? Va bene? È chiaro, immagina una materia oscura che ha solo interazione gravitazionale. E tu qualunque rivelatore fai, lo fai, o perché c'è interazione nucleare o c'è interazione elettromagnetica. Quindi quella ti passa attraverso e non la vedi, è un po' come i neutrini che sono molto elusivi. Che il vero problema è se quella c'è solo per l'interazione gravitazionale è difficilissima, perché l'interazione gravitazionale è debolissima, e quindi ti passa attraverso tutti i rivelatori e non la vedi. E ci sono modelli che prevedono questo, cioè uno di quelli che fa più sognare è quello del settore oscuro che è abitato solo da un fotone, cioè che i fotoni sono due. E sono accoppiati leggerissimamente. Proprio per questo tu tutto questo mondo di materia oscura non lo vedi, perché è come se fosse praticamente accoppiato, tranne la gravità. Sì. Quindi tu potresti avere dei pianeti di materia oscura che si sovrappongono ai pianeti, perché non c'è il principio di Fermi, quindi certo, possono stare esattamente nello stesso posto, ma per noi è come se non fosse. Cioè, se avere un universo messo lì, che non vediamo, cioè i pianeti, le stelle, eccetera, negli stessi posti, ma posso starci perché appartengo a un altro settore, a un altro mondo. Grazie. Sì. Chi c'è? Ah sì. Guido, bellissimo seminario. Volevo chiedere. Il microfono. Francesco. Tu hai detto che esistono 9 gradi di libertà, di cui 6 non li vediamo perché sono compattificati. No.
almeno noi siamo... No, no, altre dimensioni. Dimensioni. Sì, sì, non ho detto no. Ora, può darsi che questa materia oscura appartenga alle altre dimensioni che noi non, che non sono visibili, e che non sono visibili i nostri strumenti di misura. Cioè che ci siano, che 9-3, che sono le nostre dimensioni spaziali, sia sulle altre 6 dimensioni che sono compattificate, va a sapere. Ci sono anche modelli che cercano. Ci sono dei modelli così. Grazie a lei. No, chiedevo, le onde gravitazionali, multi-messenger, può dare informazioni su materia oscura? Non sono un esperto in materia, ma certamente se vuoi... Se ci fosse un collasso gravitazionale, qualcosa in cui a collassare fosse la materia normale più la materia oscura, che ovviamente può succedere, certamente dovresti osservarne gli effetti. C'è anche un'altra cosa, le nostre stelle sono stabili perché hai l'attrazione gravitazionale che cerca di farle collassare e un'altra interazione che le tiene in piedi. Allora, se la materia oscura non ha un'altra interazione, può fare corpi, diciamo, come i pianeti e le stelle? Forse no, o forse ci potrebbe avere un'altra interazione che la sostiene e di cui però noi non possiamo utilizzarla, capito? Quindi non si sa, diciamo. È solo in questi modelli dove usi la supersimmetria, eccetera, che già prevedi anche le interazioni della materia oscura. In un mondo completamente dark non lo sai. Un guscio e poi abbiamo due domande da fuori, se ho capito bene. Dunque circa la possibilità di vedere qualche effetto della materia oscura, e, diciamo, io ricordo che negli anni passati, quando la metrologia del tempo, cioè la possibilità di misurare tempo con precisioni di miliardesimi secondo, suggeriva degli esperimenti in cui si mettevano, come dire, reti di orologi su scala planetaria, sperando di cogliere delle deviazioni, diciamo, di un orologio rispetto a un altro, legate appunto alla presenza della materia oscura. Ora lì io non avevo ben capito, diciamo, che cosa della materia oscura potesse influenzare il diverso scorrere del tempo, un po' come avviene nella relatività, diciamo, generale, no? E La gravità. E la gravità, no, cioè, certo, ti modifica. Quegli esperimenti, c'erano delle proposte teoriche, quindi, ma anche qualcuno iniziava a costruire queste cose, chissà che esperimenti del genere non possano... Sì, però vedi, anche se supponiamo che fosse misurato, cioè sarebbe certo un esperimento importantissimo, però di nuovo non ci aprirebbe un'illuminazione sulla natura della materia oscura. Se vuoi, il vero problema è che noi non vediamo la materia oscura interagire tranne che in questi effetti gravitazionali. Sono tutti effetti gravitazionali, tutti gli esempi che ho dato sono solo interazioni gravitazionali e non vediamo nessun'altra interazione in gioco, diciamo. Alcune le possiamo escludere, tipo quella elettromagnetica, ma interazioni deboli potrebbe. Quindi potrebbe essere veramente un mondo parallelo, scollegato completamente, però non capiamo nemmeno perché ci sono tre sapori di quark, figurati perché c'è la materia oscura oltre la materia, una ragione ci deve essere, insomma. Sistemi laser a raffreddare al massimo gli effetti atomici, così, e andare a vedere effetti a bassissime energie invece che ad alte energie, visto che questi sono irraggiungibili.
Vabbè, se il professor Inguscio riesce a farci vedere gli effetti gravitazionali dell'atomo di idrogeno, è un discorso che si può aprire. Perché la difficoltà è quella. Il mondo della materia e antimateria. Sì, sì, e beh, gli esperimenti del CERN stanno per l'appunto misurando. Solo questo. Che per ora 10 alla meno 6, 10 alla meno 7 ancora non basta. Per lo so, lo so. Allora, ci sono due domande da fuori. O oh, no, ci sono. Sì, sì, scusa? Sergio. Elio, il microfono, non si sente. Ah, Elio Tosatti. Sì, Elio Tosatti, sì. Non lo conosco. Un attimo solo. Non si sente. Elio, non si sente. Ma il problema è nostro, secondo me. È nostro? Sono messaggi oscuri. Aspetta. Vi può telefonare. No, no, ha attivato l'audio. Telefonate a Tosatti. Continua a parlare. Lui parla, ma perché non ci sente. Non ho capito. Lui sente te, quindi glielo puoi dire. Prova. Mi vuoi telefonare? Elio, tu c'hai il mio numero di telefono, mi chiedi, io ti rispondo. Rispondi, gli dici che cos'è la materia. Una domanda o una domanda oscura. Oppure mandami un sms. Pronto? Ah, ecco. E adesso col telefono però fa interferenza. Ecco qua. Ecco qua. Chiedo scusa. No, no, spegni il telefono, adesso ti sentiamo. Forse la mia domanda è già stata domandata. Ho dei colleghi sperimentali all'MIT che fanno la fotografia atomica, stanno cercando la materia bella, la materia occupata, e non poi una lui dice, non capisce qual è il collegamento fra la misura degli effetti della gravità su scala atomica e la presenza della materia oscura diffusa. Beh, se la materia oscura fosse diffusa dappertutto, forse potresti vederne anche gli effetti, diciamo, dovuti a, se fosse al posto della Terra, ci fosse un'altra Terra che esercita la gravità, forse questo ti potrebbe permettere di vedere gli effetti. Se fosse localizzata in un posto piuttosto che un altro, adesso io devo dire non conosco abbastanza questi esperimenti per poterti dare una risposta. Naturalmente il primo passo comunque è vedere se riesci a misurare degli effetti gravitazionali in un sistema atomico, perché se non arrivi a quel livello di precisione, insomma, quindi non ti so dare una risposta precisa. Chi è? Ah. Forse sta a me, mi avete chiamato ma non sento. No, no, adesso ti sentiamo. Ah, perfetto, grazie, non mi sentivo io. Sì, io volevo aggiungere qualcosa, c'è stata una domanda su cosa possono dire i rivelatori di onde gravitazionali sulla materia oscura, e c'è un altro elemento rispetto a quello che è stato già menzionato, che è il ruolo di eventuali buchi neri primordiali, ossia buchi neri che si sono formati non da collasso stellare, ma direttamente dopo il Big Bang. E che stiamo cercando effettivamente, come si fa a dire se un buco nero è primordiale o meno? Beh, ci sono due modi. Se troviamo un buco nero di massa molto piccola, più piccola di quella del Sole,
Allora, sicuramente, in base a quello che sappiamo dalla teoria dell'evoluzione stellare, non può essersi formato da collasso stellare, quindi deve essere un buco nero primordiale. Non ne abbiamo ancora trovati, è difficile perché, essendo buchi neri di massa piccola, per riuscire a rivelarli devono essere abbastanza vicini, e quindi la probabilità, diciamo, di trovarne è abbastanza piccola. Oppure bisogna guardare sufficientemente lontano nell'universo da essere sicuri di guardare abbastanza indietro nel tempo, in modo da essere in una fase dell'universo in cui le stelle non si erano ancora formate, ma per questo ci vogliono i rivelatori più avanzati rispetto a quello che esiste, a quelli che esistono ora. Comunque è una linea di ricerca molto attiva e ci sono diversi fisici teorici che sostengono che almeno una parte della materia oscura possa essere costituita da buchi neri primordiali. E quindi barionica? No, non barionica, di materia oscura. Se beh, capisco. Ma i buchi neri vengono dalla materia barionica? No, ma in questo caso lui invece sarebbe la materia, se capisco, la materia oscura che è collassata speciale in un buco nero oscuro, che però l'effetto gravitazionale è quello di un buco nero. Se ho capito bene quello che ha detto lo surdo, non so. Io non escluderei che fosse più barionica la materia oscura. Per esempio l'idrogeno molecolare non lo vede nessuno. Lo misuriamo solo perché interagisce con altre molecole. Credo che sia escluso, però diciamo magari... Sì, no, non lo sa nessuno, però appunto... I buchi neri però... Le domande non sono mai stupide, sono le risposte. Ma invece questa è stupida. Allora, io se ho capito, questa materia oscura sta dappertutto, quindi sta anche vicino a noi, della Terra, eccetera, no? Mentre invece la gravità della Terra, noi sappiamo che si può evitare, a un certo momento uno va abbastanza lontano, la gravità della Terra non la sente più, come sappiamo bene, no? Allora, c'è, mentre la materia oscura sta pure là, quindi la componente gravitazionale, guarda che una cosa stupida che sto dicendo, la componente gravitazionale della materia oscura dovrebbe essere qui come nello spazio, mentre la componente gravitazionale della Terra c'è qui sulla Terra, ma laggiù non c'è più, non c'è una discontinuità. Se siamo immersi nella materia oscura, sì. È il teorema di Gauss, cioè tu senti l'attrazione della Terra perché la Terra ha una forma finita e senti come se tutto fosse al centro della Terra e quella esattamente. Ma se la massa della Terra fosse diffusa dappertutto e tu ci sei immerso dentro, tu non sentiresti niente perché le forze si compenserebbero. La massa della Terra. Quindi se tu sei immerso in una nuvola di materia oscura che sta dappertutto, non senti nessuna forza aggiuntiva a quella della Terra. Capito? Cioè dovrebbe essere, se ci fosse una materia oscura concentrata intorno, diciamo, al di sotto di te, diciamo, sulla Terra, allora sentiresti una forza aggiuntiva, ma se no non la sentiresti. E se la densità comunque fosse, cioè l'interazione gravitazionale è debolissima, cioè tu la senti perché la Terra è molto, molto grossa, diciamo. Ma se fosse molto flebile potresti non sentire la differenza, non potrebbe essere un effetto, non bisogna. No, per dire, insomma, ci sono varie possibilità. C'è un altro mistero che non hai menzionato, che è l'energia oscura. Sì, sì, no, l'ho menzionato, ma ho parlato pure troppo a lungo. Quindi. Mentre la materia oscura è gravitazionalmente attrattiva, quell'altra sta facendo esplodere l'universo e non si sa da dove arrivi questa energia. No, allora, a dire la verità, l'equazione di Einstein ha scritto due lavori sulla gravitazione universale. Perché si era accorto che c'era un termine in più che era compatibile con le simmetrie della gravitazione e che lui non aveva messo e quindi l'ho aggiunto. E questo termine in più ha un parametro davanti che è la dimensione di un'energia. Se tu ci metti questo numero puoi spiegare in parte la dilatazione dell'universo su grandissime distanze. Il problema è che il numero che esce fuori
No, è un numero a caso. Cioè, cioè uno direbbe questo numero sarà collegato alla condensazione, alla densità di energia dovuta alla particella di X, che noi sappiamo che deve essere. E invece sono 300 ordini di grandezza, pure se fare la radice quarta, insomma. Cioè, è un numero completamente a caso di cui non si capisce la ragione. E quindi il problema è doppio. Primo, perché non vediamo l'energia oscura dovuta all'X, che non sarebbe manco tanto oscura, e perché ne vediamo un'altra che ha una scala di energia completamente assurda. Cioè, assurda, non so. È chiaro che abbiamo molte cose che non abbiamo capito. Questo rende la ricerca più interessante. Prima io volevo dire fare un commento e poi chiudere, tanto per darti l'idea che era stato Weltman che aveva provato a fare il conto del termine cosmologico facendo ipotesi ragionevoli. È venuto un termine cosmologico che dava un raggio dell'universo di 2 metri. Sì, sì, ed è questo qui. E che, Weltman, che chiaramente lui stesso si rendeva conto che era troppo piccolo. Ma di... meglio Archimede, che aveva calcolato 2 anni luce. Vabbè, no, ma in ogni caso, cioè, è tanto per darvi l'idea di quanto è piccolo il termine cosmologico rispetto a quanto uno si potrebbe aspettare. Va bene, allora ringrazio Guido per questa bellissima conferenza.